L'invito è sempre quello di restare a casa continuando a dare prova di coscienza civica come fatto finora. Il prefetto di Salerno, Francesco Russo, fa il punto della situazione sulle verifiche messe in campo in città e in provincia per il rispetto dei divieti relativi al coronavirus. Il rappresentante dello Stato sottolinea che la stragrande maggioranza dei salernitani si è adeguata alle disposizioni e le rispetta, ma non mancano i furbi e gli irriducibili. In questa città, come in questa provincia, si sta rispettando in maniera, diciamo, importante, ma che non deve mai venir meno e deve essere rispettato sempre di più in maniera rigorosa, è quello di rimanere a casa, come l'invito da parte di tutti, perché in questo modo noi possiamo salvare delle vite, questo è il fatto determinante. Quindi io auguro a tutti noi di mantenere alta la guardia, lo auguro, me lo auspico e noi faremo di tutto perché ciò accada, anche attraverso i controlli molto, diciamo, forti che stiamo facendo in tutta la città, sia le polizie statuali che quelle locali, in modo tale che possiamo uscire più presto da questa situazione. Dipende molto anche da noi. Intanto a Salerno i carabinieri intensificano i controlli anche dall'alto, all'opera i militari del 7° nucleo elicotteristi di Ponte Cagnano. Diverse le zone presidiate, da Mercatello alla Concordia in centro, i carabinieri hanno effettuato una serie di ricognizioni per consentire così alle pattuglie su strada di poter intervenire immediatamente in caso di necessità.